Bella e vincente come la voleva Marco Amelia. Al terzo tentativo, dopo averla sfiorata nei due derby, la Vastese nella terza giornata del Girone F ha conquistato la prima vittoria in campionato, battendo con un rassicurante 3-0 l'Atletico Terme Fiuggi, al termine di un match dominato dai vastesi in lungo e largo dal primo minuto. Protagonisti tra i marcatori capitan Cristian Sivaletta, bravo a sbloccare il match, e il solito implacabile Dos Santos, autore di una doppietta in meno di un minuto. Nota di merito per il 16enne Cavuoti in campo, soprattutto nel primo tempo, uno dei migliori. I primi minuti consegnano una Vastese in palla, Sivaletta spinge forte sulla sinistra, Cavuoti non tremano le gambe ed è sua la prima potenziale occasione con una conclusione intorno al decimo minuto, intercettata da Sivaletta in posizione di offside. Al 16esimo minuto primo vero lampo di Vittorio Esposito, penetra in aria, va a contatto con Scalon, vorrebbe il calcio di rigore ma il fischietto napoletano lascia correre tra le proteste vastesi. Con il passare dei minuti la Vastese cambia pelle, passa al 4-3-2-1 piazzando Cavuoti alle spalle della coppia offensiva e arretrando nella linea 4 difensiva Marianelli. Allo scoccare della mezz'ora altra splendida azione biancorossa tutta in salsa Vastese, la apre il 16enne Cavuoti con un numero a centrocampo, palla per Sivaletta che sulla corsia mancina si invola, penetra in area e serve un cross sul quale chiudono Scalon e la Gorga. Il baby Cavuoti è tra i migliori del primo tempo, al 38esimo penetra in area con una serpentina da urlo e calcia sul primo palo con la sfera al lato di nulla. Al 43esimo Dos Santos ci prova da fuori area ma non inquadra la porta, nel secondo minuto di recupero Sivaletta calcia forte sul primo palo ma la Gorga respinge come può. La ripresa si apre con una sortita offensiva firmata da Cavuoti ed Esposito, ma la conclusione di quest'ultimo sorvola la traversa. Stessa storia al 48esimo dall'altra parte con Macrima, un minuto più tardi la Vastese trova il meritato vantaggio. Dalla sinistra tiro cross del carunchese Cardinale, il numero 1 laziale smanaccia come può, ma Sivaletta si trova al punto giusto. Altra botta violenta sul secondo palo, questa volta vincente, l'Aragona esplode. Al gol del capitano che 5 minuti più tardi tra gli applausi scroscianti lascia il posto all'ultimo arrivato Cosmo Palumbo. Da quest'ultimo nasce un'altra occasione Vastese, il 57esimo quando imbecca Vittorio Esposito con un sinistro stile calcio a 5 prova a sorprendere la Gorga che intuisce la conclusione sul primo palo deviando in angolo. Biancorossi vogliono chiuderla e continuano ad attaccare al 68esimo giocata di Vittorio Esposito, l'altro Esposito Francesco conclude ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Sugli sviluppi della palla inattiva l'arbitro Campano ravvisa un fallo di mano ed indica il dischetto, dagli 11 metri va lo specialista Dos Santos che non sbaglia e trova il terzo gol consecutivo. Non è finita qui perché nel giro di 60 secondi e anche meno trova la doppietta personale, Palumbo penetra in area e cerca il primo gol biancorosso, respinta di La Gorga e da due passi è facile il tap-in per il bomber brasiliano che trova la prima doppietta da Vastese. Partita chiusa in largo anticipo, inizia la girandola di cambi, in pieno recupero Amelia fa esordire anche il viceportiere di Renzo e nel primo minuto dell'extra time Forgione colpisce in pieno la traversa, successo pesante all'Aragona che porta i biancorossi a quota 4 in classifica. La strada è quella giusta e c'è voglia di confermarsi anche nella prossima ma trasferta impegnativa in caso di una diretta avversaria come il Campobasso. Altri 3 punti farebbero volare le ambizioni di una Vastese che non vuole più fermarsi. Mister Amelli, allora il gioco non era mai mancato, c'è stato anche oggi, oltre al gioco è arrivato anche un risultato importante e questo ovviamente fa morale, fa classifica e aiuta, no, anche per il gruppo in prospettiva futura. Sì, aiuta a lavorare come stavamo facendo anche prima di Giulianova e questo è merito dei ragazzi che si mettono a disposizione mia di quello che gli chiedo, sfruttando anche le capacità dei singoli giocatori bravi che abbiamo. E era importante vincere, era importante convincere, l'ho detto prima della gara, ma nelle piccole cose i ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione, in piccole situazioni che servono ad aumentare l'autostima, a creare un'identità sempre più forte. E questo è merito dei ragazzi perché, ripeto, sono eccezionali, si mettono a disposizione, basta vedere anche i non arrivati come si sono messi a disposizione della squadra, quindi credo che oggi è tutto positivo, contento per la gente perché la tifoseria merita questi risultati. Noi ora dobbiamo cercare di migliorarci di settimana in settimana, provando ad esprimere sempre quello che è il nostro gioco, portando a termine poi le partite al migliore dei modi per poter ottenere il massimo da ogni gara. Mister Rincocciati, tecnico dell'Atletico Fiuggi, allora a commentare alla fine di questi 90 minuti questo 3-0 della Vastese sulla vostra squadra, primo tempo sostanzialmente equilibrato, poi la Vastese ha sbloccato il risultato ad inizio ripresa e da lì per loro è stata in discesa. Sì, diciamo che la Vastese ha approfittato un po' anche delle nostre, no, problematiche nelle occasioni nelle quali poi sono passati loro. Certamente il gol è stato inaspettato per noi, c'è stata una serie di errori che ci ha così penalizzato. È la seconda partita che noi prendiamo gol dopo essere rientrati da un bel primo tempo
e questa dimostrazione del fatto che ci sono degli equilibri ancora da mettere a posto nella gestione delle emozioni, soprattutto perché la squadra comunque nel primo tempo ha dimostrato di saper stare in campo, di avere delle ottime trame di gioco, poco forse efficace, perché noi produciamo fino alla tre quarti campo a ridosso della rigore degli avversari, però poi abbiamo qualche difficoltà a concludere e ad essere incisivi.